parlare di questi due libri da te scritti, al quale sei particolarmente legato, Andrea, perché insomma l'amatissimo e grandissimo Lucio Battisti era tuo zio. Quindi insomma parliamo con il primo e unico nipote maschio di Lucio Battisti. Anna Tifu, italo-rumena, italiana. Poi l'emozione che si prova, io sono molto molto emotiva prima di salire sul palco e quindi è una tragedia sempre prima di suonare, vorrei scappare, sai quando speri che succeda qualche incendio, terremoto. Buongiorno Cochi, anch'io sono felicissima di averti qui con noi, è un grande onore, come giustamente ha detto il direttore, le presentazioni poi non servivano, sono una vera e propria icona. È capitato Iannacci, che ci ha visto che fare le nostre canzoncine, si è innamorato di noi, noi eravamo già innamorati di lui, è stato un amore così che è durato per 10 anni. Abbiamo il piacere di ospitare un altro giornalista, Emanuele Carioti. Buongiorno Emanuele, benvenuto. Buongiorno Maurizio, buongiorno Giusy, buongiorno al Team TV e a tutti quanti voi, e vi ringrazio insomma per l'ospitalità, sono particolarmente contento. Grazie, sei molto gentile. Siamo qui per presentare, per fortuna e purtroppo, un'intervista al maestro Franco Califano. L'unico inimitabile, meraviglioso, splendido Maurizio Solieri, lui, il maestro, il nostro maestro della chitarra elettrica. Cosa dire, sono strafelice di averti qui con noi e quindi faccio subito vedere quello di cui stiamo parlando. Questa sera Rock and Roll, la mia vita tra Una sola e un sogno, Volo Libero Edizioni, appunto nuova edizione aggiornata al 2022 con Massimo Poggini. Gabriele Lanci, buongiorno Gabriele. Buongiorno a te Maurizio. Ecco, Gabriele è qui per presentarci il suo libro Ucraina, Stranieri, amori alle soglie della guerra. Ciao a tutti anche gli amici di Real Team TV e agli amici di Globus TV, oggi abbiamo Rufus Miller. Noi avevamo già intervistato suo papà Dominic Miller per un'altra emittente televisiva e siamo molto onorati di averlo qui con noi perché ha un nuovo album in uscita intitolato Make It, che uscirà proprio nei primi giorni di luglio. E adesso gli chiediamo un pochino di cose. Lui è anche conosciuto per essere il chitarrista di Sting, per cui abbiamo tante cose di cui parlare. Ve lo ricordate il nuovo Cinema Paradiso? Quello splendido film di Giuseppe Tornatore? Ecco, oggi abbiamo il piacere di ospitare Totò Cascio. Benvenuto Totò. La mia prima emozione cinematografica è legata proprio al nuovo Cinema Paradiso. Io bambina mi ricordo come primo film quello e mi ricordo proprio di Totò. Questo bellissimo bambino che è rimasto nel cuore di tutti noi per l'interpretazione. Allora, come giustamente diceva Maurizio, uno scrittore appassionato, direi, di storia, chiaramente, di letteratura, come darti torto, Francesco? Cioè, sono perfettamente d'accordo con te e giustamente presentiamo subito questo tuo nuovo romanzo che io faccio subito vedere, L'impresa di Pitea, eccolo qua, romanzo storico. Abbiamo il piacere di ospitare una grande pianista, concertista, Gloria Campaner. Ciao Gloria. Ciao. Come si lavora in questo periodo così disastrato, così direi straordinario, no? Non è mai successo una cosa a memoria nostra, una pandemia. Io so che tu sei una persona che ha tante idee, che ha tanta voglia di fare, eccetera, eccetera. Ecco, dobbiamo spiegare un po' al nostro pubblico cosa ti è passato per la testa e cosa stai facendo o preparando, perché io ho visto questo papiro che mi ha mandato il tuo agente e dico, cavolo, ma qui bisogna fare una serie di interviste, come fa? Va bene, ma guarda, se vuoi leggerlo anche a me, così anch'io scopro che cosa devo veramente fare. Benvenuto al mitico Stefano Chiodaroli, ma che bello averti qui con noi questa mattina Stefano, sono molto contenta. Sono più contento io e sono onorato e lusingato di questa. Tra l'altro mi avete dato l'occasione per vestirmi in maniera civile. Di solito la mattina porto i cani a spasso e il mio abbigliamento è un misto fra il ladro di rame e quello che va a spalare il fieno nella cascina. Stamattina ho messo una bella giacca. Oggi una bellissima intervista per voi. Ho qui con me un critico letterario, scrittore, ideatore e fondatore di Satisfiction, nonché mio carissimo amico, quindi doppiamente contenta di dare il benvenuto a Giampaolo Serino. Ciao Giusy, felice di accoglierti nel mio studio e felice di accogliere tutti voi
Grazie Gianni, intanto davvero sono contentissima di registrare l'intervista qui perché insomma è un posto incredibile, tra i libri, tra questo trono che mi hai concesso, che è la sedia GPS. La sedia GPS è davvero un onore. La scultura di Carlo Tolomeo Vigorelli. Esatto, in più che dire, c'è anche il piccolo GP con noi, quindi non manca niente. Oggi abbiamo il piacere di essere al Conservatorio Giacomo Puccini di Gallarate. E siamo ospiti di un grande pianista, Carlo Balzaretti, che è il direttore di questo conservatorio. Con Carlo vorrei fare un discorso sul percorso musicale proprio piramidale, intendo dire, da bambini per arrivare al top, che è quello che dovrebbero essere i conservatori. Indubbiamente finalmente c'è qualche miglioria. Si è trattato di una macchina in rodaggio per 22 anni in realtà. Stiamo finalmente cominciando forse a percorrere i chilometri giusti. Buongiorno Max, ma che piacere averti tra i nostri ospiti, sono buongiorno. Veramente. Buongiorno, il piacere mio, guarda che bella che sei, wow! Grazie, gentilissimo. Vabbè, le presentazioni Max sono veramente relative, attore, comico, cabarettista, formi nel 1988 insieme a Bruno Arena appunto il duo I Fichi d'India, che ha divertito e continua a divertire intere generazioni della nostra Italia. Avete insomma calcato importanti palchi, da quelli chiaramente dello Zelig, Colorado Café, tantissimi spettacoli in giro per l'Italia.